Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente proviamo a programmare una missione con Mixion Hub di Litkey. Quindi proviamo a creare una vera missione da PC o da Mac per poi andare nella location che abbiamo scelto dove abbiamo creato la missione e proviamo a far partire la nostra missione. Quindi adesso, senza perdere altro tempo, guardiamo da vicino come si fa a programmare una missione con Mission Hub di Litkey. Allora ragazzi, per prima cosa bisogna andare nel sito di Litkey, flylitkey.com. Questa è la schermata home page di Litkey, quella che vi si apre. Registratevi al sito, ovviamente, perché poi la vostra registrazione con la vostra username e password sarà quella che dovrete anche mettere nell'applicazione del vostro cellulare per condividere la missione tra il vostro Mac o PC e il vostro cellulare, visto che la missione viene salvata su un cloud di Litkey e da quel momento è disponibile sia da PC, Mac verso smartphone o viceversa. Quindi vi registrate, una volta che vi siete registrati cliccate su Mission Hub, che è questo. Questa è la schermata che vi si apre e vedete che ci sono tutti questi puntini colorati. Ovviamente queste sono le missioni già create. Allora, queste qua con il simbolo di Litkey sono singole, mentre questi qua sono gruppi di missione. A questo punto proviamo a scrivere Italia, qua, ok? E vedete che mi fa vedere le missioni dell'Italia. Ok, se poi andiamo a ingrandire, ok, vedete che le missioni, queste qua sono missioni già fatte, cioè io posso andare a prendere una di queste missioni e quindi caricarmela e provare a eseguire una di queste missioni, se non ne voglio creare una di mio. Quindi abbiamo qua in alto a sinistra mappa o satellite, che vabbè è il tipo, è la tipologia di mappa che stiamo guardando. Qua in alto la casetta che ci fa tornare al nostro punto in cui siamo noi nella geolocalizzazione. Il mondo sarebbe questa pagina che vi ho fatto vedere con tutte le missioni già fatte da altri utenti. E qua sono varie regolazioni sempre a livello di mappa. La gomma qua in basso cancella i punti che noi andiamo a mettere per creare la missione. Queste cose invece che vi dicevo prima sono solo cose che vanno a regolare la dimensione dell'immagine della missione o meno per usarla nel cellulare. Però vabbè, dopo ognuno quello se lo fa come vuole, non è così importante. Qua vabbè, ovviamente in basso abbiamo a destra la possibilità di ingrandire o meno la mappa. Qua in alto invece, qua in alto a destra è dove si fa il login o il logout del nostro account. Qua la scritta Litkey ci fa tornare all'home page del sito. Qua in basso invece è tutto quello che ci interessa. Se clicchiamo qua in basso su Mission possiamo scegliere se fare una missione nuova, aprirne una già esistente, salvare quella che stiamo facendo o importarne una o esportarle in vari formati. Setting ovviamente è la regolazione della missione con tutti i parametri che noi vogliamo modificare. Quindi adesso proviamo a farne una, facciamo Mission New, torno al mio punto di geolocalizzazione. Ok, una volta che sono arrivato nella mia area in cui sono stato, diciamo, geolocalizzato, adesso provo a recarmi in un posto in cui poi andremo a provare la missione che sto per creare. Quindi adesso mi sposto. Ok, questo è il campo in cui io normalmente vado a provare il Mavic quando devo fare delle prove. Quindi a questo punto andremo su Setting. Ok, a questo punto selezioniamo l'aircraft, cioè il drone che usiamo, in questo caso lasciamo Mavic, l'unità di misura lasciamo metrica. Heading mode sarebbe il tipo di volo del nostro Mavic. In questo menu possiamo scegliere tra auto, che sarebbe una funzione che io non è che ho ben capito perché si comporta secondo me uguale a initial, che sarebbe initial ID, sarebbe la direzione di testa in cui è partito il nostro drone al take off. Ok, quindi lui mantiene quella direzione, la testa del drone ovviamente. Manual, che sarebbe la voce successiva, imposta la direzione della testa del drone in base a come gira il drone dopo il take off. Ok, mentre custom, che secondo me è quella più utile, nel senso imposta la direzione della testa in base a quanto abbiamo programmato sulla missione. Praticamente secondo me è la funzione quella più utile. Adesso andremo a vedere il perché ovviamente. Quindi
lasciamo qua, mettiamo su custom, ok? Questa invece è la finish action, cioè quando finisce la missione cosa vogliamo che faccia il nostro drone. Possiamo scegliere tra none, che sarebbe finisce la missione e si ferma, quindi poi possiamo decidere noi se continuare a comandarlo noi manualmente, farlo ritornare quello che è. RTH che sarebbe ritorno alla home, quindi ritorna dal punto in cui è decollato. Land che sarebbe quando lui finisce la missione a terra, questa state attenti se la usate perché dovete pensare bene, finita la missione lui dove sta atterrando. Back to one sarebbe ritorna al punto 1, cioè al primo waypoint che abbiamo messo nella nostra missione. Lui quindi alla fine richiude sempre la missione tornando al punto 1. Oppure abbiamo reverse, che cosa succede? Il drone compie la missione che ha appena effettuato all'incontrario, ritornando al punto 1 ma rifacendo tutta la missione al contrario. Poi abbiamo pet mode, che sarebbe abbiamo due funzioni. Allora, quella che uso io è curve turn normalmente, perché praticamente il drone quando arriva al waypoint diciamo raccorda il secondo waypoint, quello che viene subito dopo a quello che lui sta raggiungendo, lo raccorda con una curvatura che poi possiamo anche decidere con che percentuale di curvatura. Vedete qua in basso, default curve size, questa sarebbe diciamo la curvatura che lui ha per raccordare i due waypoint, mentre se facciamo straight line qua, cioè la prima opzione, praticamente lui raggiunge perfettamente il waypoint, poi curva e va nell'altro waypoint, quindi fa un angolo molto più secco, diciamo più a 90 gradi. Poi abbiamo crazy speed, che sarebbe la velocità del nostro Mavic, ok? Quindi possiamo selezionare questa che vedete adesso, è quella di default, se no possiamo aumentarla, diminuirla. Questa è la velocità massima che vogliamo del nostro Mavic. Ovviamente questo ve l'ho già detto prima, è la percentuale, cioè l'angolo di curva del nostro drone quando raccorda i waypoint. Poi questa è l'altra funzione interessante, cioè default gimbal patch mode. Cosa vuol dire? Qua possiamo selezionare tra tre opzioni: disable, focus point o interpolate. Allora, se noi clicchiamo disable, il gimbal viene comandato dal nostro radiocomando esclusivamente da quello. Se invece selezioniamo focus point, gli diciamo di mantenere il gimbal o addirittura proprio la testa del drone non verso il waypoint successivo ma verso un punto di interesse che noi andiamo a mettere. Cioè, dopo vi faccio vedere cosa intendo. Cioè, se noi andiamo a mettere un punto di interesse all'interno della nostra serie di waypoint, lui terrà sempre la testa del drone, cioè la videocamera, puntata verso quel punto di interesse che gli andiamo a mettere. Qualsiasi giro lui debba fare, lui terrà sempre la testa puntata verso il punto di interesse. Interpolate invece non ho ancora capito cosa serve. Vabbè, un giorno magari lo scoprirò. Quindi queste qua sono le opzioni che adesso noi abbiamo selezionato. Una volta selezionate queste opzioni, che come avete visto sono semplici, non è che siano così complesse, chiudiamo e andiamo a creare la nostra missione. Allora, supponiamo che io arrivo qua dove c'è questa strada, quindi parcheggio, supponiamo qua, vado a crearmi la mia missione. Quindi posso dirgli che il mio primo waypoint lo voglio mettere qua, ok? Il secondo lo vado a mettere qua, il terzo lo vado a mettere qua, il quarto qua, ok? Quindi il quinto qua, adesso me ne vado a mettere uno anche qua, poi ne vado a mettere uno anche qua. Vedete che ho fatto 7 waypoint. A questo punto possiamo mettergli anche dei punti di interesse o metterli anche prima addirittura, ovviamente. Adesso possiamo andare a inserire i nostri punti di interesse. Clicchiamo col tasto destro, tipo io vado a mettere un punto di interesse per esempio qua, ok, e vedete che ho messo il mio punto di interesse. Qua possiamo regolare l'altezza del punto di interesse, cioè diciamo tipo adesso è impostata a 1 metro, sarebbe l'altezza in cui diciamo quella videocamera guarderà, ok? Poi possiamo aumentarla o meno, lasciamo questa, tanto è solo una prova per una missione test, diciamo. Ne vado a mettere un'altra qua. Ok, adesso ho messo 2 punti di interesse.
Quindi il mio drone, quando seguirà i vari passaggi da un waypoint all'altro, non guarderà mai di andare con la videocamera verso il waypoint successivo. Lui andrà sì verso il waypoint successivo, ma sempre con la testa, quindi con la videocamera puntata verso i nostri punti di interesse. Quindi adesso qua chiudo, ok? Una cosa interessante è che potete regolare i vari waypoint. Vedete che in alto ci avete 30, sarebbe l'altezza. Questa sarebbe l'altezza di default, che possiamo aumentare o diminuire, ma li potete aumentare e diminuire anche da un waypoint all'altro, cioè tipo questo lo voglio a 40 metri, questo lo voglio a 50, questo a 120. Cioè ogni waypoint lo potete diciamo avere con una altezza diversa, ovviamente, e anche diciamo tutte le regolazioni anche della la curva del waypoint e tutto è regolabile anche da un waypoint all'altro, cioè ogni regolazione si può differenziare anche da un waypoint all'altro o lasciarlo standard, quindi che lui faccia tutti i waypoint con le stesse opzioni che abbiamo scelto all'inizio. Quindi una volta che abbiamo selezionato questo, abbiamo fatto la nostra missione, ok? Fatta la nostra missione, cosa succede? Che qua in alto ci dice la lunghezza della missione, cioè tutta la missione sarà di 197 metri e alla velocità che abbiamo impostato ci metterà 33 secondi. New è il nome che ha in questo momento la missione. A questo punto mi raccomando, torno a ripetere, selezionate sempre o return to home o torna al primo waypoint. Secondo me sono le soluzioni migliori. Secondo me, soprattutto se fate missioni molto grandi o meno, secondo me è la soluzione più sicura, una di queste due. Secondo me return to home è quella più sicura, però anche torna al punto 1. E mi raccomando che in questo calcolo lui non calcola le batterie, quindi cercate sempre di fare una missione che stia all'interno dei minuti delle vostre batterie, con anche un po' di margine, soprattutto se c'è vento o meno, perché questi 33 secondi calcolati da lui a quella velocità sono con un'assenza di vento. Se ci dovesse essere vento non sono più 33 secondi, ma potrebbero diventare anche, che ne so, 40, 45 o 50. Quindi state sempre in un tempo in cui le batterie diciamo ce la fanno tranquillamente, perché comunque lui non calcola se lui al punto 3 va in carenza di batterie e è talmente lontano che non può tornare, sono cacchi amarissimi, ok? Quindi una volta che abbiamo fatto la missione, l'abbiamo regolata in tutto quello che vogliamo, cosa andiamo a fare? Facciamo save, quindi la andiamo a salvare, gli diamo un nome, quindi la chiameremo test 1, visto che è la prima che andiamo a fare per il Mavic Air. Facciamo save e la missione è salvata, quindi adesso è stata salvata sul cloud e sarà disponibile nell'applicazione Litkey del nostro smartphone. Ok ragazzi, una volta salvata la missione sarà disponibile sul cloud, quindi disponibile anche sul nostro smartphone. Non dobbiamo fare altro che cliccare a sinistra la cartellina che troviamo vicino al dischetto. Ok, clicchiamo sulla cartellina, vedete che io ho due missioni, una che è papà, che è una missione che avevo creato per provare ad andare fino a casa di mio papà che abita qua vicinissimo a me e girarci sopra e ritornare, ma non l'ho ancora provata, o test 1, che è la missione che abbiamo appena creato. Quindi clicchiamo test 1, quindi clicchiamo su carico e vedete che appare la missione che abbiamo appena creato. Quindi adesso da qua la possiamo comunque modificare, perché anche dall'applicazione del cellulare possiamo modificare la missione. Giunti sul posto vediamo che preferiremmo avere delle altre altezze, delle altre velocità o questi parametri li possiamo cambiare. Possiamo andare ad aggiungere anche dei punti di interesse, quindi possiamo modificare la missione a nostro piacimento. Quindi ragazzi, avete visto che creare una missione con Litkey anche da casa non è difficile, bisogna comunque usare un po' la testa per guardare anche i tempi di percorrenza, analizzare anche il terreno su cui stiamo per andare a fare la missione, cioè che si possa volare, che non ci siano comunque cose veramente ingombranti che diano fastidio, però vabbè, queste sono tutte cose abbastanza scontate, ma avete visto come è semplice. Ah, un'altra cosa,
Sempre tra le opzioni dove è stata creata la missione, c'era anche, che mi sono dimenticato di farvi vedere, c'era anche l'opzione per decidere cosa vuoi che faccia il drone una volta che inizia la missione. Se volete che inizi a registrare i video, se volete che inizi a scattare foto quando arriva ai punti di interesse, ci sono 3-4 opzioni, comunque le trovate, è semplice, è nell'elenco, mi è sfuggito prima, non ve l'ho detto. Ok, quindi io di solito lascio sempre quello di iniziare a registrare quando inizia la missione, perché almeno non mi dimentico, perché ogni tanto decollo e dopo un po' mi viene in mente che non ho schiacciato di registrare. Questa cosa invece che lui decolla e registra, secondo me, risolve alcuni problemi, soprattutto miei. Quindi ragazzi, avete visto che l'applicazione nel cellulare è semplice e pratica. L'applicazione all'interno, in questo caso di un Mac, ma però tanto è uguale a quella di un PC, visto che tanto è una pagina internet, avete visto che è semplice fare la missione, è semplice salvarla, è semplice averla condivisa nei vostri dispositivi. Quindi ragazzi, spero che anche questo video, come al solito, vi sia piaciuto. Adesso, nel prossimo video, faremo il test della missione che abbiamo creato e vedremo se va tutto bene. Comunque, adesso nel cellulare è ancora una versione beta per Mavic Air, quindi spero vada tutto bene. Come al solito, ragazzi, lasciate un grosso pollice su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!